canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto mille viaggi nei deserti. Buonasera, buonasera rovente a tutti voi, siamo all'epilogo. L'epilogo per quanto riguarda la nostra stagione calcistica, quella di Ammuso Duro, che si chiude appunto oggi venerdì 17 luglio, come ogni anno in pieno calciomercato e dopo pochi giorni dalla partenza per il ritiro estivo del Pescara. Pescara che affronterà nella prossima stagione ancora il campionato di Serie B dopo aver sfiorato la promozione nella massima categoria nella finale playoff. Quello è ormai un lontano ricordo, forse non troppo lontano, però deve essere un ricordo. Si guarda avanti, la squadra da diversi giorni si allena a Pizzoferrato, ne parleremo stasera. Ieri siamo stati un po' a spiare il ritiro dei biancazzurri e comunque siamo pronti per Ammuso Duro, pronto anche il solito numero per i vostri SMS durante questa serata per fare un punto della situazione sul calciomercato, sul Pescara che sarà, con gli ospiti che adesso vi andrò a presentare. 338 311 4088 il numero per gli SMS. Buonasera a Ivana D'Alonso in regia, con Tommaso D'Alonso e Marcello Paolucci alle telecamere, Paola D'Alonso in redazione per i vostri SMS. Buonasera, lo dico in questa stagione di Ammuso Duro per l'ultima volta, a Gianfranco Semproni. Ciao Sergio, ciao, buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. Ringraziando Dio siamo arrivati anche a quest'anno, a quest'ultima trasmissione. Poi si ripartirà con il 2015-2016, dal 28 di agosto, quando riprenderemo le trasmissioni. E speriamo bene, parleremo di questo Pescara che non mi sta affatto deludendo. Per me la società si sta comportando molto bene, sia per gli acquisti, sia... cioè, piuttosto linea verde, diciamo. Il fatto di Zampano, c'è un procuratore, purtroppo Zampano, che volesse la luna nel pozzo. A Zampano dicesse: levate il suo procuratore che a questo ti porta la fame. E poi ne parleremo perché ci sono. Quindi per dire che non si possono chiedere 280.000 euro, 350.000 euro in Serie B netti, perché poi l'ordine diventano 700, insomma. Sì, quindi sì, fa bene la società a trovare qualche altro elemento, qualche esterno di destra, come si chiamano esterno di ma destra. Ma non è chiusa ancora la trattativa. Ma per me questo Zampano è chiuso, perché Sebastiani quando decide in questa maniera... Pescara ha messo un tetto massimo all'ingaggio, bisogna vedere se... Se dei tetti massimi, perché per oltre quel tetto non si può andare, giustamente. Sì. Se in gista, che cazzo, non ti può andare niente. Sì. Anche perché poi non è che tutto il suo fenomeno è Zampano, insomma. È un buon giocatore, un ottimo giocatore, ma non è un fenomeno, insomma. Ecco, uno dei tanti giovani rivelazione della Serie B della scorsa stagione. Speriamo bene per comunque Pescara, secondo il mio modesto ne parleremo, si sta muovendo bene. Ok, allora Gianfranco, hai già sottoscritto il tuo abbonamento annuale? Ma ho tempo fino al 28 di luglio, quindi adesso è stata troppa ressa a fare la fila. Però mi ricordo che gli altri anni tu facevi l'abbonamento un po' prima, cioè siccome il campionato inizierà in ritardo, quindi sottoscriverai anche l'abbonamento con un po' di ritardo. Ma, confronto al solito. Le soldi me le tengono un altro po' che in zaccoccia. Un altro po'. Me che le tengo, me che sta in zaccoccia, a me che sta in un'altra parte. Certo. Va bene. Buonasera Vincenzo Cilli, abbonato? No, ancora no. Come Gianfranco aspetto prima del 28. Anche per stabilire dove andare, se in tribuna adriatica come Edoardo o in tribuna Maiella. Visto che l'età avanza, allora da curva nord, distinti, poi tribuna Maiella. Ah, ti sposti di settore a seconda dell'età. Sì, avanza con l'età, quindi maggiore, questo comporta una maggiore comodità. E volevo fare un saluto a un accanito e affettuosissimo telespettatore di Ammuso Duro, il signor Bruno e il suo genero Francesco, che vedono la trasmissione ogni settimana da tantissimi anni, quindi un abbraccio grandissimo. Benissimo, nominato e visto il dottor Edoardo De Blasio, buonasera. Buonasera, buonasera a te. Bentornato Edoardo, mi sa che tu detieni il record. Beh, io l'abbonamento lo faccio subito all'inizio, non mi può sfuggire, l'ho fatto ieri, un'oretta di fila. Chiacchierando con tanti tifosi, niente, è passato quest'anno rapidamente. Il tuo settore qual è? No, è sempre lo stesso, io ho sempre lo stesso posto, a tribuna
Adriatica, cioè, settore, dispetto dell'età, tu non cambi settore. No, no, ma io proprio non cambio nemmeno il posto, nel senso, ma poi ormai siamo tutti amici là, per cui ci ritroviamo, guai a cambiare posto, non cambierei mai posto, sono sempre andato lì e lì rimango. L'ho fatto ieri l'abbonamento, ieri pomeriggio, sulla fiducia, perché diversamente da Gianfranco io qualche dubbio ancora ce l'avrei, però insomma voglio credere nel futuro. Ci illustrerai i tuoi dubbi, insomma. Allora, invece lui sta pensando ancora al premio che ha preso, perché insomma è campione regionale. Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Ciao, ciao Sergio. Stai ancora crogiolando sul premio? Beh, abbiamo vinto questo premio al campionato WISP regionale, siamo contenti, abbiamo festeggiato venerdì. Abbiamo nel senso che tu gestisci una squadra in cui gli altri giocano, diciamo. Cioè, beh, no, ho giocato anch'io quest'anno, ho fatto anche due gol, come tu sai, te l'ho già detto. Te li hanno fatti fare. Beh, però ho fatto gol. L'importante è esserci, bisogna sempre essere nel momento giusto, nel posto giusto. Certo. Certo che avere a fianco Esposito è facile fare gol, questo è un altro discorso. Sì. No, io a proposito invece di emittenza televisiva locale, mi preme farlo anche a livello personale. Vorrei ricordare un amico, una persona, e anche grazie a lui se da diversi anni collaboro con questa emittente, con Telemax. Questa mattina purtroppo sono stato al suo funerale a Castel di Sangro, sto parlando di Enzo Iacobucci, uno dei pionieri dell'emittenza televisiva in Abruzzo, la mitica Teleas di Castel di Sangro, quando era insomma ai suoi massimi, e io ho iniziato le mie esperienze televisive proprio con l'emittente gestita da Enzo Iacobucci, che troppo presto, a 60 anni appena compiuti, se n'è andato, e quindi insomma lui ha vissuto anche i fasti, i migliori anni del Castel di Sangro fino alla Serie B. C'eravamo davvero tutti, anche questa mattina c'eravamo davvero tutti a Castel di Sangro, quindi io ringrazierò sempre Enzo Iacobucci, perché ricordo che dopo due stagioni di conduzione e trasmissioni sportive ero proprio linea verde, ero alle prime armi. Poi dopo ho avuto felicemente l'opportunità di venire qui a Telemax, quindi un abbraccio a tutti coloro che hanno a cuore Enzo, che non è più tra noi. Questo era doveroso, lo sentivo proprio col cuore, è una cosa personale. Ci mancherebbe altro, c'è gente meritevole in questa maniera, si deve solo che ringraziare. Sì, sì, caro sì. Forse è andato via troppo presto. Dispiace, io non lo so, non mi sembra di non... No, tu non l'hai mai conosciuto. Non l'ho conosciuto. C'era anche, insomma, ai tempi, parliamo di qualche decennio addietro, c'era anche una collaborazione qui con Telemax. Ecco, sì, lui probabilmente, questo però l'avevo saputo dalla proprietà di Telemax, che sì, questo signore aveva collaborato con questa emittente in varissime circostanze. Sì. Quindi sembra famosa malattia e via discorrendo. Insomma, sì, sì, lunga malattia. Purtroppo, dispiace. Purtroppo se ne vanno sempre i migliori. Io devo fare un saluto carissimo e un ringraziamento a Massimo del Bar dello Sport qui, del Bar dello Stadio di Lanciano, per l'ottimo aperitivo che ci ha offerto questa sera a noi quattro di Pescara. Stasera avete scroccato un bel aperitivo. Abbiamo andato tutti e quattro a prendere questo aperitivo, perché la signora Ivana D'Alonso ci aveva invitato in più di un'occasione, e Massimo si è sempre dimostrato di una gentilezza meravigliosa, un ragazzo stupendo del bar qua dello Stadio di Lanciano. Espanico, chiaramente, famoso espanico, il famoso gladiatore. Ed è un piacere andarci, non ci riuscivo mai, quindi essendo l'ultima puntata ho detto partiamo mezz'ora prima, e così riesco a fare contento anche Spanico, prendendo questo aperitivo con i nostri amici, e lo ringrazio sentitamente e tante grazie. Salutiamo anche l'entourage della Pescara Calcio, il Delfino Pescara, o almeno molti di quelli che dal ritiro di Pizzoferrato ci stanno seguendo stasera. Salutiamo tutti quanti. Siamo gli unici a essere rimasti in diretta. Io in particolar modo voglio salutare Esposito. Vittorio Esposito. Vittorio Esposito, mi aspetto tantissimo da te, Vittorio. Metti la goccia a partite. È l'ultimo anno, è la grande occasione che ti offre il Pescara. Non la buttare al vento. Non la buttare al vento, perché è un'occasione che forse nella tua vita non si ripeterà più. Io mi aspetto molto da te, perché puoi dare moltissimo. E mi auguro che lui lo faccia, che non mi deluda, insomma, perché se in questi 6-7 anni che io l'ho seguito ho avuto forte delusione da lui comportamentale,
però a pallone ci sa fare, e se ci dimostra quello che vale può fare tanto. Però ricordate, è l'ultimo anno, è una grandissima occasione, non la buttare al vento, perché i numeri ce li hai. Testa, cuore, gambe, rinunce e grande applicazione. Impegnati che quest'anno, che probabilmente potrebbe essere un ottimo futuro per te. Non dico il Pescara, perché se farà un ottimo campionato col Pescara sicuramente lo venderanno. E io sono felicissimo di questo. Quindi salutiamo tutte le entourage, sì. Salutiamo anche l'amico nostro di Giannatale. Dario, che è vice allenatore. Se deve andare a cozze, fermati un momento. Guarda, lo ha messo lui stesso. Si sta ingrassando come una paparazza. No, non è vero, stavamo ieri mattina stavamo facendo la misura delle pance, però io vincevo sempre. Ah, addirittura, perché sì, pure sì, sì. A di Giannatale. Sì, quindi, sì. Giannatale, fa pure tu allenamento, mannaggia la miseria. Lo fa, però si vede che... Ne fa tanto, ma dopo Sarmagni pure Casa e Castelli, buonanotte le suonatori. Ciao di Giannatale, saluto a tutti. Volevo fare due cose, volevo dire due stupidaggini qua. Allora domenica ci sta il trofeo Matteotti a Pescara, no? Sì. Allora siccome ci sta via del santuario, e là è tutto un saliscendi, capisci, della strada tutta rotta, una cosa pazzesca. Quello che non ho capito, lo sindaco di Pescara, non lo so chi per lui, non so come ragione sta gente, sono venuti perché dovevano naturalmente presentare questa strada leggermente più adeguata, il percorso, perché altrimenti possono cadere i corridori, solo che hanno asfaltato solamente la parte di destra, cioè andando verso la Madonna dei Sette Dò, salendo da via Ferrari, perché loro poi passano proprio davanti all'istituto tecnico Acerbo, e poi devono fare sta via del santuario. Non ho capito. Insomma, solo il lato corsa praticamente. Solo il lato, non lo so, sarà a vedere se rimangono sempre sul lato corsa. Per forza. Perché poco se sbagliano. Lo faranno domani, magari, l'ultimo giorno. Devono fare anche l'altra metà. No, non le fanno. Non lo fanno più, solo metà l'hanno fatto. Metà, io non lo so. Comunque, complimenti, caro sindaco, che ti tenga di, non lo so, non inarghisce. Poi vorrei capire, anche con Luca fatte le strade di Pescara, no? Prima ci stavano tutti i sensi unici strade, già per girare per Pescara ti teneva a fascia la coccia. Cioè per girare, per pescare, tutte le strade che vanno verso il mare, mai che qualcuno viene verso l'entroterra, sistemi di divieti di accesso, pazienza. Mo hanno ricambiato un'altra volta tutte cose, che sono pessicate la mente. Ce l'hanno imparato. Com'è? Mo che mi avevo imparato tutte le strade, li senti uno. A mannarcagnato un'altra volta. Per non farti annoiare. Guarda, una cosa, ma io voglio dire, costo della logistica, ma sa che vuol dire parola logistica? No, perché se no gli spieghiamo. Cioè, ci dorme la notte per farsi cazzate. Ci fai rispetto. Ha fatto un macello. Per girare all'aperto via Gina Margherita, ad andare chiuso. I parcheggi a pagamento. Beh, però probabilmente tutto ha un senso, no? Ho capito, per portare a qualcosa, non lo so. Io non lo so. Vasco Rossi, come dice già. Guarda, per girare, per pescare, credimi se... Un senso non ce l'ha. Un senso non ce l'ha, guarda. Comunque, complimenti, perché si fregna. Ci fa impazzire, ma va bene lo stesso, andiamo avanti. E poi volevo semplicemente, soppiare una multa, che la classe anzi andava sempre belle precisa, la dovevo prendere da dietro. Mi sembrava strano perché questa settimana non avevi ancora preso una multa e mi stavo preoccupando. Beh, giustamente, capito? Allora gli ho detto, ma quando l'avete cagnato? L'altra notte, ricordo, all'immagità è da morire dalle risate, vabbè, comunque. Tra trofeo Matteotti, la logistica di Pescara, come le chiude, per quanto riguarda Zambano, l'ho detto all'inizio. Sì, ma adesso lo ribadiremo. Poi fra un po' sentiremo anche Andrea Gessa, perché è un tuo estimatore. Sono d'accordo con la società, e poi volevo ricordarti solamente, Sergio, che ti do questo foglio, lo fai vedere tu. Il sorriso di un bambino è la cosa più bella del mondo, perché si sta per realizzare questa bella cosa, capito, Croce Rossa italiana. Una Croce Rossa che serve per molto molto attrezzata, una Croce Rossa un po' particolare per trasportare i bambini malati e via discorrendo. Bello. Quindi è una Croce Rossa molto importante, è l'organizzazione di quella che c'ha Luca Teseo, di che Spoltore, fa parte della Croce Rossa. E volevo solo Spoltore. Ricordare a tutti quanti come si chiama, un po' difficile un nome, Kindergrande. Croce Rossa italiana, Kindergren. No? Dai, fammi vedere. Io con l'inglese ci vado a pranzo. Vedi allora. Un po' tu, mi sembra, io non so, se lo vuoi ricordare ti ringrazio moltissimo.
in base alla Convenzione di Ginevra, 22 agosto 1864, Croce Rossa Italiana, comitato locale di sportore, appunto, CRI, Croce Rossa Italiana, for children, appunto, per i bambini, for children, per bambini. Bambini. Benissimo, facciamo rivedere un'altra volta. Il sorriso di un bambino è la cosa più bella del bella mondo. Cosa. Sempre vicini, sempre vicini a chi ha bisogno, a chi ha tanto vanno bisogno. Sempre lodati. Benissimo, sì, sempre. Ok. Fai passare la palla a Cile, non lo ridai perché... Tieni, bella cosa. Benissimo. Grazie. Grazie. Allora, vogliamo iniziare stasera? Possiamo entrare. Ecco, prima di chiacchierare noi, con un veloce punto della situazione sul mercato e con questi primi giorni di ritiro a Pizzoferrato? Come no? Allora, dalla regia possiamo vedere la clip che dura meno di 3 minuti per fare un punto della situazione. A Pizzoferrato, 1200 metri di quota, il Pescara continua a sudare tra giocatori che vanno e giocatori che vengono e tutto è pronto per le celebrazioni della settimana biancazzurra da domani. Ma cosa serve sul mercato ancora a questa squadra? Sicuramente un esterno difensivo destro, cioè Francesco Zampano, che la scorsa stagione ha giocato anche a sinistra, dunque versatile. L'accordo con il Verona per lasciare il 22enne in riva all'Adriatico c'è, manca ancora quello sull'ingaggio con il giocatore. Detto chiaramente, il Pescara non intende sforare 200.000 euro annui. Zampano dovrà abbassare le pretese, altrimenti resterà a Verona. Intanto per il ruolo è stato acquistato Gianluca Clemente, 19enne del Fano, con 50 presenze nelle ultime 2 stagioni di Serie D. Un giocatore di prospettiva, si dice in questi casi. Serve un centrocampista eclettico, uno che possa fare anche la mezzala. È fatta per Luca Crecco, 20enne della Lazio, la scorsa stagione 34 presenze nella Ternana. Arriva in prestito e lo staff biancazzurro lo aspetta a Pizzoferrato. In attacco è scoppiata la coppia gol del Teramo della scorsa stagione. Gianluca Lapadula è a Pescara, mentre Alfredo Donnarumma è stato ceduto a titolo definitivo al Teramo, dove la scorsa stagione ha realizzato 22 gol. C'è il sempreverde Sansovini, è rimasto Caprari, c'è da rigenerare Vukušić, ma forse un'altra punta, per quello che potrebbe essere il 4-3-1-2 di Oddo, occorre. Intanto nella Valle del Sole si lavora, Oddo e Di Giannatale si fanno sentire con severità, i ragazzi seguono le direttive senza fiatare. La supervisione di Andrea Gessa, nuovo team manager che ancora a 35 anni non si è abituato a non scendere in campo, quelle scarpette appese al chiodo le guarda già con nostalgia. Il salto è stato talmente improvviso che forse ancora non ho avuto il tempo di realizzare. Il lavoro è tanto, però sono anche molto, molto felice di questa opportunità che mi rende orgoglioso e mi gratifica prima di tutto e mi riempie di responsabilità. Per i tifosi sei stato uno dei Beniamini, forse lo sei ancora, insomma. Ma io lo spero, io insomma credo che si sia sempre notato il mio attaccamento alla maglia, al di là delle qualità tecniche e tattiche. Mi hanno sempre riconosciuto amore, l'amore che porto per questi colori e io spero di averlo sempre dimostrato in campo. Questo credo che sia stato la cosa che di me si sia apprezzata. Un'altra cosa, Andrea, perché gli amici di A Muso Duro, c'è il nostro Gianfranco Semproni, che da quando sei arrivato a Pescara a gennaio, ogni venerdì lui avrebbe voluto vederti in campo, in qualunque ruolo. E allora saluto Gianfranco e ti ringrazio perché veramente non è mai mancato sin dal 2009 la tua stima. Bisognava magari forse convincere di più i vari mister, soprattutto quest'anno, però si scherza anche con Massimo che in alcune occasioni gli dico se non passavi tu non smettevo di giocare, insomma, ha fatto smettere, però insomma ringrazio perché la stima fa sempre piacere. Sì, può essere sempre questo il must del Pescara 2015-2016 perché è il nostro, è quello di Telemaco. Stai sul pezzo, certo, noi siamo sul pezzo, stateci anche voi, ciao. Beh, i saluti di Andrea Gessa, stima reciproca. Non l'ho mai nascosto, sì. Una grandissima stima di Gessa, perché sono quei centrocampisti che mi piacciono, prima gli uomini e poi i calciatori. Sì. E questo ragazzo a me è sempre piaciuto proprio questa cosa qui, quando il Pescara l'ha dato,
mi è molto dispiaciuto, sono rimasto molto, molto, molto dispiaciuto. E il suo ritorno ero contentissimo, però purtroppo il signor Baroni non vedeva oltre il suo naso, quindi... Infatti secondo me il riferimento era proprio a Marco Baroni. E chi voleva essere il riferimento? Peccato, perché uno che sa... Per me potrebbe ricoprire qualsiasi tipo di ruolo. Sì. Nel calcio moderno tu puoi fare, se sei un centrocampista, puoi ricoprire tutta quella fascia di destra, sia come esterno di destra, basso, alto, centrocampo. Quindi peccato che il signor Baroni... ma uno che Baroni, del resto questo errore l'ha fatto anche a Lanciano con il famoso biondo che non l'ha fatto giocare mai, quando invece l'anno scorso... Gaetano Vastola, dice. Prego, con Vastola, invece l'anno scorso Vastola ha dato tantissimo. Forse quest'anno la società, la famiglia Maglio, non sta riconoscendo a Vastola il giusto suo merito e non trattandolo come meritocrazia. Di questo mi dispiace, perché Vastola è un ragazzo meraviglioso. Non ha importanza dell'età, perché questo è un giocatore che può giocare fino a 40 anni. Prima, sì, è vero che non gli è stato ancora rinnovato il contratto a Lanciano. Però il Lanciano fa un gravissimo errore, non sta a me, io dico la mia, la società può fare quello che ritiene opportuno. Mi dispiace per Vastola, perché Vastola può dare ancora tantissimo a Lanciano. E credo che senza Vastola a centrocampo il Lanciano quest'anno rischia parecchio. Per me rischierà molto, 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 anche perché non mi sembra che la squadra che stia allestendo sia... Sì, però hanno detto tante volte che non hanno fretta, che fino al 31 agosto la fretta, però tempo. Il buongiorno si vede anche dal mattino, non è che poi all'ultimo minuto riesci a trovare sempre quello che... È chiaro che se tu vai al mercato la mattina alle 7, il prezzo delle pesche c'ha un prezzo. Se ci vai a mezzogiorno te la sgalano, te le tirano, certo, a rete. Se questo è il sistema di fare calcio, va bene lo stesso, io accetto. Però il trattamento per meritocrazia verso questo giocatore, non mi sembra che la famiglia Maglio si stia comportando bene. Questo è il tuo parere su questo? È il mio modestissimo parere, molto va bene. Hai fatto tutto un collegamento. Adesso sentiremo gli altri amici. Tra poco dobbiamo andare in pubblicità e ripartiamo proprio da questo ritiro a Pizzoferrato del Pescara. Va bene, tutte le sensazioni. È dal mercato. Beh, certo, certo. Vai, regia. Eccoci qua con la Muso Duro. Allora, nel prologo abbiamo visto già il clima che si respira nel ritiro di Pizzoferrato, sentendo il team manager del Pescara Andrea Gessa. Allora, intanto sulle notizie, così le ultime di mercato, Zampano che si tira un po' sull'ingaggio in alto e in basso, Crecco che arriva in prestito alla Lazio, insomma, prime sensazioni, Riccardo. Ma guarda, oggi fare una valutazione è difficile, perché siamo agli inizi, lo so, e di conseguenza è ancora tutto, ci sono tanti nomi in discussione, però vedi, poi quando poi la società magari individua un elemento che è voluto dall'allenatore, poi magari ti scontri con un procuratore che ti chiede degli ingaggi molto alti, e a quel punto magari la società è costretta obbligatoriamente a cambiare obiettivo. Quindi, come dicevamo l'altra volta, c'è sempre il procuratore, che è vero che fa gli interessi del giocatore, ma a volte il procuratore potrebbe anche non fare gli interessi del giocatore e magari fare i suoi interessi. Perché effettivamente, dicevamo prima, il compenso chiesto, la richiesta fatta per un nostro giocatore è veramente sproporzionata, secondo sia i parametri della B e sia quello che in realtà poi vale il giocatore. Diciamo che, a quanto ho capito io, un tetto l'ha messo il Pescara. Il Pescara ha detto, oltre i 200.000 euro annui di ingaggio noi non possiamo, non abbiamo intenzione di andare. Quindi, partendo da lì. Ma al di là, ti ripeto, al di là dell'importo, che io non voglio giudicare 200, 300, 400... No, ma è sull'importo, perché sì, col Verona c'è l'accordo su tutto, è sull'importo, sull'ingaggio che non sì, c'è ancora. Sì, ma al di là dell'importo, che ti ripeto, che lo determinano loro, è proprio la metodologia che a volte è un po' molto particolare in questo mondo. E di conseguenza, quando tu mi dici obiettivi di mercato, certo, io quello che ti dico è che sicuramente il primo ruolo che secondo me non siamo ancora coperti e che dobbiamo rinforzare è il centrale difensivo, che per me rimane il ruolo fondamentale della squadra di calcio. Quindi io, e forse la società, punterei molto su Salomon, perché... Vabbè, dei centrali difensivi non c'è più solo Salomon. Che però era la persona che da quando ha giocato ha dato quadrato alla difesa, ed è stato forse il miglior giocatore nell'annata che abbiamo avuto. Ma non era tuo? Non era mio, ecco, però tu mi stai dicendo una cosa, io chiaramente ti ripeto, quello che io farei è cercherei di prendere un centrale difensivo all'altezza di Salomon, che è andato via. È vero che c'è Bunosa, che c'è
è Fornasier, che c'è Zuparic, però... È rientrato Ciosic dal Frosinone. È rientrato anche Ciosic. Però, ti ripeto, le grandi squadre hanno sempre vinto con grandi centrali difensivi. Mm. Il Milan vinceva con Thiago Silva, l'Inter l'ha vinto quando c'era Samuel. Ti ripeto, bisogna sempre avere... è proprio... Beh, tu stai parlando di Serie A. Sì, io sto parlando in generale, sto parlando in generale di una squadra. Quando tu hai due forti centrali difensivi, tu hai fatto l'80%, perché poi è vero che anche l'attacco è molto importante. Beh, nella storia dei gol subiti da Pescara negli ultimi 4 anni non mi sembra che la storia dica che abbia avuto i centrali difensivi più forti di Pescara. No, però tu vedi che quest'anno che ha sempre subito molti gol. Abbiamo subito molti gol perché non avevamo appunto i centrali difensivi forti. Quando Salomon si è messo in difesa e ha fatto il centrale difensivo, esatto, a volte con Fornasera, a volte con Zuparic, che hanno fatto muro, la squadra ha reagito anche molto meglio, perché anche i centrocampisti erano anche più sicuri, proprio tranquilli. Sì. Quindi io, se tu mi chiedi un parere sul calciomercato, al di là dei nomi ti parlo del ruolo. Sì. Un ruolo per me importante è questo. È quello. Edoardo? Ma guarda, io voglio fare una premessa. Sto leggendo un po' di messaggi che passano sotto lo schermo. Qui non si tratta... Praticamente in molti ci criticano perché non critichiamo. Non critichiamo. Allora, qui non si tratta di essere... Al 17 luglio, Non si tratta di essere pro o contro la società, qui non si deve fare né la guerra né fare i paladini della società, noi non siamo né servi né nemici. Per fortuna. Né servi né, siamo tifosi del Pescara. I conti in tasca ai proprietari di una società privata, perché il Pescara è una società privata, noi siamo i tifosi, ma la proprietà è di Sebastiano. Interesse pubblico, è una società privata, un SRL che ha le sue azioni e loro hanno la gestione di questa cosa. Io non è che posso fargli i conti in tasca, io posso augurarmi che facciano bene, che ci facciano vedere bel calcio, una bella squadra, che ci diano soddisfazioni, ma poi se loro sono in grado o non sono in grado di allestire una squadra forte, se hanno i soldi o non hanno i soldi per pagare Zampano o chi per lui, sono problemi loro, non è che io posso dire Sebastiani deve rovinarsi per il Pescara oppure deve spendere di più. Noi possiamo augurarci. Poi al limite esprimere una critica se sei in grado di farlo, esempio, se siamo in grado di farlo. Io per esempio di tutte le operazioni di mercato che sono avvenute finora e che purtroppo temevo, quando l'anno scorso dicevo bisogna mandar via Marco Baroni ci porterà alla rovina, questo allenatore che è il peggior allenatore della storia del Pescara ci rovinerà, Sebastiani non ci ha voluto dare retta, si è voluto rovinare lui caponendosi su Baroni e Baroni ci ha portato alla rovina, perché se andavamo in Serie A i Salomon, i Melchiorri, i Politano, i Bjarnason, i Brugman sarebbero rimasti tutti a Pescara. Nel momento in cui tu non vai in Serie A, è chiaro, si sapeva che i migliori giocatori sarebbero stati richiesti da società di Serie A o società più altri che non erano tuoi che avevi in prestito, o società economicamente più forte della nostra come il Cagliari, che con i soldi che ha fatto con Nainggolan chiaramente si è potuto permettere il lusso di fare quel contratto a Melchiorri che noi purtroppo non possiamo fare. Pescara è una piccola città, l'Abruzzo è una piccola regione, abbiamo una piccola società ed è già una fortuna che riusciamo ad iscriverci al campionato di Serie B, perché ci sono città storiche, importantissime, cioè che non riescono a iscriversi nemmeno al campionato di Serie C, che sono scomparse. Quindi alla fine non si tratta di difendere Sebastiani, si tratta di vedere quello che riescono a fare, augurandoci che con i pochi soldi che hanno riescano, grazie a Pavone e a Repetto, ad allestire anche quest'anno una buona squadra. Io personalmente, non, per esempio, non sono stato per niente, ma proprio per niente contento della perdita contemporanea di Brugman e di Torrey. Secondo me uno dei due cartellini, o quello di Torreira o quello di Brugman, doveva rimanere al Pescara. Nel momento in cui vendi... Queste sono immagini di ieri, ricordiamo dell'allenamento ieri. Ieri mattina. Cioè io non sono affatto contento di come sta andando il mercato, ma non del fatto che se ne siano andati Melchiorri, Bjarnason, Politano, quello lo consideravo inevitabile. Quello che mi è dispiaciuto è perdere sia Brugman che in un certo senso Torreira. Ora mi direte Torreira però per un anno rimane a Pescara, però non ci puoi investire per il futuro. Ora noi se dobbiamo fare una programmazione per il futuro, almeno un centrocampista di qualità giovane avremmo dovuto tenerlo. Quindi io Torreira per esempio non lo avrei venduto, oppure una volta che avevo venduto Torreira non avrei venduto Brugman. Però sono andati via tutti e due, questa è una cosa che mi è dispiaciuta molto, però voglio augurarmi, siccome manca ancora un mese e mezzo, se non sbaglio, alla chiusura
del calciomercato, di sì. giocatori forti ce ne sono tanti ancora da, che si possono ingaggiare. Voglio avere fiducia, tant'è vero che io ieri pomeriggio sono andato a fare la mia brava fila e a fare l'abbonamento, perché ci voglio credere, perché sono tifoso del Pescara. Però veramente vorrei dire a tutti i tifosi del Pescara, non ha nessun senso schierarsi, fare due eserciti, quelli che difendono la società e quelli che criticano la società, perché non ha nessun senso. Stiamo tutti dalla parte del Pescara, cercando di spingere Sebastiani, Pavone, Iannascoli, Repetto ad allestire la squadra migliore possibile, sperando che Oddo sia all'altezza del compito. Vincenzo, è innegabile che finora sia un Pescara linea verde, forse quanto se non più degli anni precedenti. No, in questo momento, dopo le considerazioni dell'amico Edoardo, a me verrebbe semplicemente da dire idem, perché sottoscrivo dalla prima all'ultima parola. Sono mesi, cioè, ho visto prima, passava un messaggio nel quale diceva che noi in questo studio non capiamo nulla di economia, perché il valore di una società, se si pigliano tutti i giocatori in prestito, chiaramente il valore di una società di calcio scende. Questo è vero. Vorrei ricordare telespettatore, ripeto, sai, mi conosci, io ho il massimo rispetto di tutte le opinioni, c'è sì. gente che paga l'abbonamento, c'è gente che paga il prezzo del biglietto, quindi ha diritto alla critica, però io dico sempre che la critica deve essere accompagnata da una sorta di propositività, altrimenti la critica giusto per distruggere non serve assolutamente a nulla. L'amico Edoardo ha perfettamente ragione, aveva ragione quando mesi fa diceva, e non era il solo, perché anch'io dicevo la stessa cosa, se fossimo andati in Serie A, gli stessi calciatori. Signori, non potete pensare che Melchiorri, Brugman, Politano, qualcuno ancora continua a dire ma vi siete fatti sfuggire Politano per 1.000 euro, ma come giustamente diceva Gianfranco la settimana scorsa, e non occorre essere uno scienziato per capire questo concetto, ma c'è stato l'accordo in quel caso, ma sapete, vivete nel mondo non sono stati casuali, ma appunto no, e ci vogliamo meravigliare. Il 2 agosto Politano ce lo ritroveremo contro, perché andrà a giocare a Sassuolo, non ne andrà a giocare con il Bucchianico, con tutto il massimo. Sì, ricordiamo che alla presentazione ufficiale del Pescara allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, il 2 agosto, l'amichevole sarà col Sassuolo, squadra di Detto Serie A. Questo, cosa è cambiato da venerdì scorso? Il Pescara ha iniziato a prendere giocatori, è tornato Fiorillo, ha preso Crecco, ha preso Mignanelli, ha investito 700.000 euro su Mitrita, Under 21 rumeno che ha giocato in Serie A con la squadra di Agi. Ma cioè, una società di calcio, io, come diceva l'amico Edoardo, confido assolutamente in Pavone e Repetto. Adesso ci sono soltanto rumor, no? Voci, le classiche voci di mercato, perché il mercato, come sappiamo, finirà fa un mese e mezzo. Il Pescara è interessato a Coda, perché ha bisogno, chiaramente come il pane, di una punta centrale, visto che Donnarumma è andato via. Probabilmente. Quindi sei d'accordo sul mio servizio prima, sul punto della situazione, che dicevo, secondo me tra le cose che servono al Pescara è anche un'altra punta centrale. Ma qui, cari signori tifosi pescaresi, togliamoci dalla testa ancora questa cosa pro società contro società, perché nessuno a partire da Gianfranco, Riccardo, Edoardo, il sottoscritto, la sera non andiamo a cena con Daniele Sebastiani. Assolutamente. Qui si parla per il bene del Pescara, noi amiamo Pescara, amiamo la nostra società, ma proprio perché capiamo di economia, tra parentesi, è una società, è una SPA, quindi è messa sul mercato, se qualcuno ha le potenze economiche e finanziarie per comprarla, che si faccia avanti, altrimenti denigrare in continuazione queste persone. Gianfranco prima ricordava il Monza. Oh, stiamo parlando di città che dal punto di vista economico hanno un potere, con tutto rispetto per Pescara, un attimino diverso. Cosa è stata affiliata al Milan per decenni, insomma. Scusa, mi sono accalorato. Ma questo discorso mi sto vedendo anch'io, molti stanca. Messaggi che scorrono, praticamente alcuni vogliono anche avere lumi, tipo Santolo, vedo che scriveva, Santolo da Pescara, e scrive, ma che senso ha pagare 700.000 euro per il rumeno Mitrita di 21 anni e poi non riscattare Politano per 600.000 euro? Ha un senso? Politano nel non ci gioca. Ecco, ricordiamo, Politano ha espresso, Matteo Politano ha espresso
il desiderio, neanche tanto celato, di andare a giocare in Serie A. La possibilità c'era perché lo voleva Sassuolo e Eusebio Di Francesco. Allora è stata fatta, non fatemene dire le cose, è stata fatta questa operazione, ho fatto il giochino dei 1000 euro per dar modo alla Roma di riscattarlo, di poi mandarlo in prestito al Sassuolo affinché Politano possa giocare in Serie A come da suo desiderio. E questo il senso, cioè non è che il Pescara non ha voluto riscattare Politano, è che Politano non voleva rimanere a giocare ancora in Serie B, ha avuto la possibilità di andare in Serie A, come Sergio. Altri, come Bjarnason, anche Sergio. Se è andato in Svizzera, come Sergio. Melchiorri, purtroppo è così. E concludo, purtroppo è così. Non dimentichiamoci, torniamo indietro di un anno, vogliamo parlare dello scorso anno, venivamo da una Serie B terrificante, hanno comprato 30 giocatori e vogliamo, se facessimo un gioco, semplicissimo, andassimo a rivedere i messaggi dei tifosi del Pescara lo scorso anno, io non, sinceramente non so se voi ricordate a memoria, ma non mi ricordo di messaggi che inneggiavano all'acquisto di Melchiorri, che inneggiavano agli altri acquisti. Poi dopo un anno, ma perché avete venduto Melchiorri? Melchiorri in Serie B non ci rimane. Vabbè, io non vorrei essere esagerato, però ricordo, vabbè, però che anche, ricordo che anche l'anno della Serie B di Zeman, poi con la promozione in Serie A, però a fine luglio, l'anno della B di Zeman, si criticava il mercato del Pescara, del Pescara in cui c'erano Verratti, Insigne e Immobile, che poi sono diventati quello che sono diventati. Cioè lì si criticavano le scelte di mercato del Pescara, io me lo ricordo. Non che la nostra società sia una società poco forte dal punto di vista economico, e che quindi non è Cagliari, non è il Bari di quest'anno, il Bari e il Cagliari stanno facendo campagne acquisti milionari. Il Pescara, la società del Pescara non ha questa forza economica. Ora gliene vogliamo fare una colpa, dice sono dei banditi, sono dei ladri, sono dei bugiardi, però l'anno scorso hanno allestito un'ottima squadra, speriamo che riescano a farlo anche quest'anno. Se non lo faranno li criticheremo, ci andremo allo stadio, ci arrabbieremo, ma che cosa vogliamo fare? È inutile stare lì a fare le guerre di secessione. Gianfranco, prima dicevo un Pescara ancora più linea verde degli altri anni, perché su circa 30 giocatori che al momento sono a Pizzoferrato con Massimo Oddo e con i suoi collaboratori, ti dico, cioè quelli che sono vicini o che hanno superato i 30 anni di età, vicini o superato da poco, sono Aresti, Grillo, Pesoli, Rossi, Bruno, Sansovini. E poi c'è Esposito, che ha 27 anni, anche se viene dalla Serie D, è praticamente tra i professionisti, non ha mai giocato. Sono 6 su 30. Gli altri sono tutti, tra virgolette, giovani, molti under 25. Cioè, voglio dire... Guarda Sergio, mi dispiace che i miei amici fanno caso ai messaggi delle persone denigratori. No, ma è bene anche parlare, perché... Molti a me personalmente, a me così. Questi messaggi, il primo fatto non li leggo minimamente, seconda cosa mi hanno rotto il ca, capisci? Quindi a me quello che scrivono non me ne frega niente, perché di calcio tanto non capiscono niente, non sanno neanche vuol dire essere tifoso come lo può essere Edoardo, come lo posso essere io, non mi ci paragono, cioè non mi ci si avvicina neanche, non mi sfiora neanche la mente, quindi possono dire quello che gli pare. Basta che non siano offensivi, perché se uno mi deve dire qualche parola offensiva, preferirei che me lo dicesse in faccia le cose che penso, e ognuno poi si assuma propri rischi. Ma la delusione ci può anche stare. Ma non, ci può anche stare, ma non mi interessa più di tanto. Tu dici non è costruttiva. Non me ne frega niente, c'è una critica così, semplicemente solo per criticare, senza nessun senso, quando è stato criticato Zeman all'inizio del campionato, queste gente, capito, che fanno... non i pizzaioli, ma di più, capite? Fanno le frittarole, proprio argine le frittate, come mi pare e piace. Comunque, contenti loro, ma chi se ne frega, tanto a me personalmente non me li ca per niente, quindi lasciamo per. Cioè ci vorrebbe un po' più di fiducia, dici tu. Ma io ho fiducia nella società, questa è la nostra società che abbiamo, quindi quando dicono che io una volta criticavo la società è una falsità, una grandissima bugia, meno male che abbiamo tutti i DVD sempre e comunque, e li possiamo leggere quando vogliono, perché non hanno neanche la costruttività di dire il giorno tale, la trasmissione tale, tu hai criticato la società, si riprende il DVD e lo vediamo, ma siccome devono solo buttare dalla bocca solamente diciamo così cattiverie, non ci faccio neanche caso, non mi interessa niente, e tu continui a leggere. No, ma è solo una curiosità, chiedo scusa se ti ho interrotto. Dopo quello che ho detto, uno ha scritto: allora, siccome falliscono le altre società,
Noi non possiamo criticare la nostra società, ma chi si dice lì? Complimenti. Vuol dire che hai capito tutto. No, no, ma il diritto di critica c'è, ognuno può criticare. Sì, ma sono due cose diverse. Sono due cose diverse. No, non ha capito lo spirito. Cioè, a me dispiace soltanto che ci sia tutta questa negatività. Cioè, solo quello io sto riscontrando. Sergio, guarda, perché poi ognuno può criticare quello che vuole. Io li leggo. Anch'io critico, esatto, altre situazioni. Io invece, a differenza di Gianfranco, i messaggi li sto leggendo perché quello che leggo attraverso quei messaggi è un'opinione molto diffusa nel popolo delle persone che vanno allo stadio. Infatti. Cioè, questo atteggiamento di critica durissima, quasi preconcetta nei confronti della società, Sebastiani Pinocchio, Sebastiani si è messo in tasca i soldi di Verratti e Quintero, che fine il giornale, queste sono cose che dicono continuamente, a me mi fermano per strada per dirmi queste cose, per chiedermi di venire qui in televisione a sparare a zero contro la società, e io ribadisco, loro con i loro soldi ci fanno quello che vogliono. Cioè, noi possiamo anche criticare e possiamo anche sperare che faccia. Io ho detto prima, Torreira non l'avrei venduto. Io Torreira non l'avrei venduto. E quando ho incontrato Danilo Iannasco l'altro giorno al mare, gliel'ho detto in faccia. Ho detto, ma Brugman, perché avete venduto pure Torreira un anno prima? Ma intanto per un anno ce lo teniamo. Sì, ma l'anno prossimo magari valeva 10 milioni invece di 2 milioni. Quindi non è vero che non lo critico. L'anno scorso, per tutto l'anno, non ho fatto altro che criticare la società perché non cacciava Marco Baroni, prima perché l'aveva preso e poi perché non lo mandava via. Quindi non è vero che non critichiamo. Critichiamo cercando di indurre a qualche comportamento migliore, ma non possiamo fare i conti in tasca. Tu hai detto con i loro soldi, io invece ti dico di più, perché io sono convinto di questo. I dirigenti del Pescara, i loro soldi, nel caso li avessero, non intendono metterli nella società del Pescara, ed è giusto così. Esatto. Berlusconi ce li quindi loro fanno calcio con quello che possono gestire e amministrare. E questo, come fanno tutti, evidentemente, quello che possono gestire e amministrare è questo, e questo è il modo per gestire e amministrare. Non si può fare di più. Devo pensare, non evidentemente, a fare io mi rimetto in buona fede di calcio, a questo. È un'azienda, perché parto dal fatto che i loro soldi non li mettono. Ho capito, se li la hanno. Differenza della critica è una sola, che noi facciamo l'abbonamento a prescindere. Io e Edoardo facciamo l'abbonamento a prescindere, sì. O fanno la squadra o non la fanno, perché siamo tifosi. Io sono un tifoso che quest'anno forse fa 54 anni, 55 anni tifoso del Pescara, sì. Io c'ho più età di e glielo auguro con tutto il cuore all'amico di essere tifoso fino alla fine, quindi non c'è problema. Quindi quei messaggi a me non mi sfiorano minimamente, proprio non mi dicono niente. È un concetto proprio diverso. Quindi possono dire quelli che partano, io vorrei vedere se questa gente fa l'abbonamento a prescindere come facciamo noi. Facile parlare, ma poi alla fine la sostanza è una sola, ci credi o no? Questo è il concetto. Fare l'abbonamento vuol dire credere nella squadra che tu della tua città. Poi se l'hanno fatta bene, ai posteri l'ardua sentenza, staremo a vedere che speriamo cosa succederà. Speriamo che almeno per la prima volta dopo zero non abbiano azzeccato l'allenatore, perché un altro motivo di critica feroce da parte mia dai tempi di Zeman è stato a Sebastiani, che non ha mai azzeccato un allenatore, ma ce li siamo scordati Stroppa e Bergodi. Cioè, qui noi abbiamo messo in mano la squadra che quando andammo in Serie A arrivarono a Pescara fior di nazionali under 21. Erano naturalmente una cozzaglia di ragazzi, che venivano da tutte le parti del mondo, nessuno parlava la stessa lingua. Sette, questo è il terzo anno dopo Zeman, è il terzo anno e Massimo Oddo è il settimo allenatore del Pescara in tre. E non ne ha funzionato uno. Cioè, Oddo è il primo che ci ha fatto vedere qualcosa di buono in questo spezzone finale del campionato. Del più giovane speriamo, di tutti. Speriamo che si confermi, perché adesso Oddo lo deve dimostrare. Perché ragazzi, Oddo adesso deve dimostrare tutto. Certo. Si gioca anche lui. Noi non mica lo sappiamo se lui è capace di gestire una squadra dall'inizio alla fine. È stato sicuramente bravo in quel frangente finale. Anche se come giocatore, tanta esperienza, campione del mondo e tutto quello che vuoi, però a livello anagrafico di età dei sette è il più giovane in assoluto. Ma potrebbe essere 39 anni non ce li aveva neanche Stroppa, però l'esperienza che c'ha lui ce l'ha. Ecco riposo. Perché io l'anno scorso dicevo, meno male che qua ci stanno i DVD delle trasmissioni, a 50 punti, quando noi raggiungiamo 50 punti, io da queste emittenti, da queste sedie, dissi io chiamerei Oddo a fare l'allenatore, ma non per qualcosa. Sì. Semplicemente per valutarlo in queste 10 partite che ci sono rimaste, il valore di questo allenatore. Certo. Perché così poi noi l'abbiamo visto in queste 5 partite di playoff, abbiamo visto
un po' il suo valore, però non possiamo essere certi della sua capacità di fare l'allenatore o no. Questo lo dirà sempre il campo quando inizieremo il suo benedetto campionato. E se avessi avuto 10 partite a disposizione più le partite di playoff, probabilmente il giudizio della società poteva essere molto più eloquente, non troppo fantasioso. Ti dirò di più, Gebra, che secondo me se Oddo l'avessero preso, non dico tanto, a gennaio, quando ci fu quell'orrendo, quella sequenza di partite negative. Negative, se Oddo fosse arrivato a gennaio, noi probabilmente saremmo arrivati o primi o secondi. Non di, primi forse no, perché ormai il Carpi è andato, ma secondi ci arriviamo sicuro. Questa cosa, da dopo Natale hai cominciato a dire l'anno scorso di continuo. Dicevo anche quello che sarebbe successo se non andavamo in Serie A. Purtroppo si è realizzato tutto, ma non perché io sono bravo, ma perché erano i numeri. Se avessimo preso Oddo a gennaio, perché se Oddo arrivava 4-5 partite prima, non sarebbe cambiato molto. Certo, nel giudizio che bisogna fare così, però sempre la finale col Bologna dovevamo fare. Alla fine o arriviamo ottavi, o arriviamo settimi, o arriviamo sesti, comunque dobbiamo fare la finale col Bologna, e il Bologna aveva una tale fortuna in questa fase finale, aveva avuto c'è qualcosa di incredibile quello che è successo per il Bologna, per cui col Bologna era destino che dovevamo perdere, quindi non è tanto lì, è che Oddo doveva arrivare. Oddo chi per lui? Una persona normale al posto di quello che c'era prima, che definire, non ho parole per definire. Comunque, quello che comunque avremo modo di vederlo quest'anno, lo vedremo. Sarà l'allenatore del Novara, quindi vedremo anche, avremmo modo anche di vedere. Però qualcuno come numeri insomma faceva anche notare che Marco Baroni in 2 stagioni ha fatto quasi 120 punti. Certo, con 2 squadre che dovevano andare in Serie A. L'anno scorso. Il Lanciano di Baroni aveva un portiere che si chiamava? Ditemelo voi. Aveva un centravanti che si chiamava? Pavoletti. E centrocampo aveva Buchel. Chi c'era? Chi era il centravanti, quello che è andato in Serie A? C'era Falcinelli e c'era quell'altra punta. Aveva il centrocampo Buchel e Casarini, che l'abbiamo visti col Bologna, quello che valgono. Aveva il nucleo storico del Lanciano fortissimo, che aveva un anno di meno di età. Quel Lanciano, io non gli volevo credere ai miei amici di Lanciano, tantissimi amici di Lanciano, che mi dicevano: guarda che se il Lanciano quest'anno avesse un allenatore, andrebbe come minimo ai playoff e probabilmente potrebbe andare in Serie A. E io dicevo: ma chi vi crede di essere? L'anno successivo gli ho dovuto dare ragione. L'anno scorso Baroni ha avuto in mano la più forte squadra di Serie B, in assoluto, forse alla pari del Bologna. E siccome c'erano i 2 peggiori allenatori della storia della Serie B, ce l'avevano il Pescara e il Bologna, abbiamo mandato in Serie A il Carpi e il Frosinone, perché il Carpi e il Frosinone stanno in Serie A grazie a Lopez e Baroni. Va bene, allora andiamo in pubblicità, Sergio. Ok, riposatevi un po', regia, vai, pubblicità. Eccoci qua, la seconda parte di A Muso Duro di quest'ultimo appuntamento stagionale. Allora, giustamente durante la pubblicità, tra le notizie della settimana, perché noi siamo andati in onda venerdì scorso, qualcuno insomma si è premurato di ricordarmi che prossimo settembre verrà discussa insomma una causa comunque importante a proposito di calcio, anche se sono passati diversi anni, sul fallimento della Pescara Calcio. Ricorderete dei Pincione, dei Soglia, eccetera. Allora, quelli sì che erano tempi neri da criticare, tempi neri, infatti lo facevamo. Ma poi, a ragion veduta, come diceva, è meglio che lo dice lui, ci mancherebbe altro. Famiglie importanti a Pescara sono tirate tutte quante indietro. A molte il calcio non interessa. Io faccio l'esempio del Sassuolo o del Chievo o dell'Udinese. Queste squadre stanno in Serie A perché hanno avuto la fortuna di avere dietro una società con delle grandissime imprese, come poteva essere in Abruzzo De Cecco, poteva essere Toto. Ma se queste poche grandi famiglie, poche grandi imprese abruzzesi del Pescara non se ne importano nulla, è chiaro che noi dobbiamo accontentarci di quello che Pescara riesce ad esprimere, quindi non possiamo che essere grati a chi si è accollato questo onere. Poi se spende 4 soldi e non ne spende 4.000, non possiamo fargliene una colpa. Quelli che potrebbero spendere 10 volte tanto non se ne occupano, perché se se ne occupassero ci metterebbero poco a comprarsi il Pescara. Sono stati in trattativa adesso, queste settimane, quindi, per cedere una quota sostanziale e sostanziosa della società, ma la trattativa il 25% non è andata in porto. Non ho mai, allora, quello che dispiace
allora, fare la critica è troppo facile. No, io non vorrei, non vorrei rispondere ai singoli messaggi, ma voi vi ricordate mai che io da questa emittente abbia fatto i complimenti a Sebastiani per aver preso Baroni? Ti ricordi che io abbia mai difeso Baroni? Che all'inizio del campionato io ho detto meno male che il Pescara si è preso Baroni dal Lanciano? Sì. Cioè io non lo so, cioè, la gente ti mette in bocca delle cose che sono... Cioè io non ho mai, mai difeso Baroni, ero tifosissimo tra l'altro di Giampaolo, avrei voluto che il Pescara prendesse Giampaolo, che adesso è andato a allenare l'Empoli, se non sbaglio, d'accordo? Non lo so come andrà. Non so come andrà, poverino l'Empoli, adesso gli ha venduto tutti i giocatori migliori, allora, però Giampaolo... Chiedo scusa, che cosa dobbiamo dire dell'Empoli che ha venduto tutta la squadra? Ha venduto tutto, perché certo. Tutto. Gli hanno, sono arrivati i soldi del Napoli a quei livelli, cosa deve fare? L'Empoli ha venduto, magari l'Empoli l'anno prossimo retrocede in Serie B, 2 anni ritorna in Serie A e non c'è niente di male in questo. È normale. Fa la spola tra la Serie A e la Serie B vendendo i pezzi migliori. Anche noi dovremmo avere più o meno lo stesso destino. Certo, uno zoccolo duro bisognerebbe mantenerlo, ecco perché mi sono molto arrabbiato per il fatto di aver perso con contemporaneamente Brugman, ecco, e speriamo di non perdere Memusciano. Qualcuno parla della farsa Donnarumma e chiede sempre che ne pensi. Ricordiamo Alfredo Donnarumma, ci sono anche degli accordi tra Sebastiani e Campitelli, che l'anno scorso era stato dato in prestito al Teramo Donnarumma. La stessa l'accordo, situazione che si è verificata con Politano, con la Roma. Con la Roma ci ha lasciato un giocatore che nella prospettiva, anche questo qui, se si mette in mente di fare il calciatore, i numeri ce li ha, ma deve ragionare questo calciatore che deve giocare per la squadra, non per se stesso, perché se giocherà per se stesso lui non farà nessunissima carriera, sarà un numero e basta, finirà nelle squadre di Serie C. Donnarumma era stato promesso nella al Teramo già da tempo. Nella stessa cosa di Politano, di Donnarumma e la Padula. Uno te ne poteva lasciare giustamente il Teramo, li ha valorizzati questi due giocatori. La Padula era del Parma, il Parma è fallito, il Pescara ne ha approfittato, però e l'ha preso. Sempre lì, ma poi sentite a me, a volte ci sono degli accordi anche taciti, cioè la Padula me lo prendo io, Donnarumma, poi te lo do, cioè voglio dire... siamo anche un attimo logici, occhio logici. Di vince, però non credo che Donnarumma piacesse molto a Oddo, questo non lo so. Perché se Oddo avesse avuto fiducia in Donnarumma, a prescindere da questo, se Oddo voi sentivate il presidente Campitelli del Teramo anche ad aprile e a maggio, era sicuro e diceva Donnarumma giocherà con noi l'anno prossimo. Comunque vi assicuro che la Padula è una cosa e Donnarumma è un'altra. Mentre Oddo ha una grandissima fiducia in la Padula, non aveva evidentemente la stessa stima. Anzi, ti dirò di più, io se fossi stato col Pescara avrei preso il mediano che ci hanno, il nome non c'è, Cianciarelli. Cianciarelli, che era del Parma. Quello è un giocatore che quello avrei preso, perché è un motorino veramente per il centrocampo, è qualcosa di spaventoso. Io l'ho visto giocare, l'ho seguito. Quello era un giocatore, per esempio, che poteva fare al caso al centrocampo del Pescara. Purtroppo non l'hanno preso, Ciccia. Sì. Penso che gioca con il Teramo anche quest'anno. Sì, poi sulle cifre, vedi per esempio Riccardo qua, volevo chiedere, ma Bjarnason e Melchiori per quanto sono stati venduti singolarmente? Che noi sappiamo 2 milioni e mezzo Melchiori e 1.100 Bjarnason, giusto? Quindi un totale di 3 milioni e 600 mila euro. Però io quello che ti voglio dire è che sto notando che il mondo del calcio sta cambiando. Prima si parlava di società, diceva Gianfranco, che falliscono. Prima le società avevano delle città satelliti dove curavano magari un po' più il settore giovanile. Oggi invece queste società falliscono perché le grandi società non hanno più l'interesse di avere queste società. Però hanno questa marea di procuratori che hanno a sua volta questi osservatori che poi ti scovano questo 16enne, 17enne argentino piuttosto che cileno, uruguagio, che te lo portano qua e te lo vendono magari come fenomeno e si fanno la loro vera plusvalenza, si prendono i soldi in tasca e poi alla fine questi miriadi di giocatori che arrivano, come arrivano se ne vanno. Ora, fare una programmazione in questi anni credo che sia difficile perché ci sono pochi soldi e questa purtroppo è una realtà di tutte le società ed è difficile fare quadrato sul bilancio. Io credo però che il direttore generale, il direttore sportivo stiano aspettando anche magari di comperare tra un po', di s'abbassare un po' il prezzo, perché devo dire che
Sono d'accordo con quello che è stato detto prima per quanto riguarda il discorso anche dei giocatori presi. L'anno scorso è stato, ogni anno è criticato in questo periodo il calciomercato del Pescara e ogni anno, tranne un anno, comunque tra una promozione in A, tra il fatto dei playoff quest'anno che sono stati sfortunati, la squadra è sempre rimasta competitiva, al di là di qualche errore tecnico che abbiamo avuto, ma soprattutto sulla scelta dell'allenatore, perché lo stesso Baroni quest'anno, se forse lanciava prima anche qualche giovane, come dico sempre, come Vitturini, come Torreira che l'ha fatto giocare in fondo, e magari come qualche altro che io non conosco, ma che magari era meritevole di giocare. Tipo Paolucci, tipo Paolucci. Tipo Di Rocco, potevano essere valorizzati ancora. Esatto. Esempio, forse Paolucci ci punta molto. Non so, però al di là che ci punta oggi su Paolucci, però anche l'anno scorso l'avevamo questo qui. Certo. E noi avevamo un allenatore, invece si cacava sotto, si doveva mettere esatto. Un giovane. Questa è la differenza. Purtroppo i giovani è una questione che tu, se tu li vedi crescere nella tua società, bravo, li devi buttare dentro, costi quello che costi, a discapito di qualche legnoso giocatore che non ci ha dato niente. Faccio un esempio, Pesoli fra tutti, noi mi comprate Pesoli, l'anno scorso non ci ha giocato mai, quindi, e c'è il contratto di un anno, credo che abbia il contratto, io mi auguro che quest'anno questo giocatore da uomo si possa riscartare per la sua dignità. Io questo spero, ecco, tutto qui. Beh, in effetti diciamo che fino a questo momento, il 17 luglio, insomma, la campagna acquisti non è che fa spellare le mani, no? Quella del Pescara, questo non l'abbiamo assolutamente però detto. Non mi però... sembra neanche denigratorio come si stanno dicendo. Sì, guarda, leggo alcuni pareri. Parametri zero, ingaggi bassi e per comprare un cartellino ci vuole un miracolo e meno male che abbiamo incassato, frechete. Però i soldi incassati probabilmente servivano anche per coprire la gestione. Sempre perché parliamo di dirigenti che non mettono i soldi loro nella società, ma è giusto anche così, no? Poi, buonasera a tutti, vendere il capocannoniere della Lega Pro per 400.000 euro e sfasciare una coppia che giocava a memoria senza neanche dargli la possibilità di dimostrare il proprio valore la dice lunga sulla miopia di questa società. Spero che non se ne pentano amaramente. Ecco, qui magari una disquisizione tecnica, un dubbio su questo, un punto interrogativo ci sarebbe. Non so chi vuole rispondere. Donnarumma e la Padula giocavano insieme. Ma guarda, hai già risposto divisi, tu prima. Sì, ma c'erano pure il centrocampo che io ti ho detto. Sì, sì, cioè, sì, però a prescindere dal fatto che gli accordi col Teramo sì, erano in un certo però, modo. Però, tesoro mio, non è che da Padula e Donnarumma giocavano da soli, no. Erano supportati da un forte centrocampo, il nominativo che ti ho detto, sì. Erano supportati anche da una difesa coriacea che già nel tempo si era cimentata, sì. Parliamo di una coppia affiatata, non è che ha vinto Donnarumma e sì. La Padula da sola, una coppia affiatata che ha fatto 43 gol in Serie C, però ecco, bravo. io credo cioè, sinceramente sono convinto, mentre sulla Padula Oddo punta tantissimo, Donnarumma non rientrasse nei suoi programmi, nei suoi progetti, come si deve dire. Lui spera che gli arrivi un altro attaccante da affiancare alla Padula. Non era Donnarumma il giocatore. Magari la società avrebbe fatto sempre panchina. Magari la società è serbo questo colpo, nel senso che... Può darsi pure che Santorini si dimostra quello che deve dimostrare. Donnarumma poteva fare quello che fa Santorini. Quest'anno mette testa a partita e ti dimostra la punta che sarebbe ora. Chi può dirlo? Chi può dirlo? Quattro anni che sta a succhiare lo sangue. Vukosi, speriamo che quest'anno, anche per amore suo e della sua dignità, possa dare qualcosa veramente di notevole. Adesso si è sposato, c'è un figlio, è cominciato ad aprirsi. Questo è un ragazzo molto chiuso, Vukosic, che aveva dei numeri. Quando arrivò in Italia, non ce lo dimentichiamo, Vukosic con l'Hajduk di Spalato, era il capitano dell'Hajduk di Spalato ed era il capitano della nazionale Under 21 croata. Fece un gol all'Inter spaventoso. Fece una bellissima partita a San Siro. Appena esordì a Pescara, prese una traversa incredibile contro la Sampdoria. Poi si è perso perché era un ragazzo molto chiuso, molto introverso, che non parlava con nessuno, che stava sempre per conto suo, e fu travolto tra l'altro dallo sfacelo
di quella formazione in cui si salvò solo Weiss, se vi ricordo, perché Weiss giocava da solo, ma gli altri fecero tutti una pessima quando figura quando decideva di giocare. Ma persino Perin, voglio dire, che poi ha dimostrato quello che valeva. Weiss poi alla fine si è perso per strada. Io voglio ricordare, scusami, a tutti quanti, che quelli che non lo sanno, che perché qualcuno ha scritto: come si fa a pagare gli ingaggi in Serie A se non hanno i soldi per pagare Zamparo in Serie B? Allora voglio ricordare che se si fosse andati in Serie A, la federazione, gli introiti dalla federazione e dalle televisioni Sky sarebbe stato superiore ai 25 milioni di euro, mentre in Serie B non arriva a 2 milioni di euro. Allora ci sono 23 milioni di euro che noi abbiamo perso nella finale contro il Bologna, che abbiamo perso nel campionato lo scorso anno per colpa di quello che stava in panchina, 23 milioni di euro, con i quali se ne pagavano di contratti a Politano, a Melchiorri, a Brugman, a Memusciai e compagnia bella, se fossimo rimasti in Serie A. Comunque io vi testimonio la delusione di alcuni telespettatori, per esempio, non so, dopo aver incassato molto non abbiamo la forza di comprare un giocatore di categoria, che vergogna. Poi basta prese in giro, io come molti altri allo stadio non ci andrò. Chi cazzo se ne frega? Un altro scrive: il discorso, ma chi se ne frega? Non è criticare al 17 luglio, è che ogni anno compriamo i giocatori l'ultima settimana di mercato mettendo in difficoltà l'allenatore di turno. Questo sarebbe progettare, ma più piacere. Però non un po' di verità c'è. Vorrei che questi tifosi non dimenticassero che il mercato, a parte che ha delle tempistiche, dei tempi molto lunghi, ma il mercato praticamente dura 365, è una legge di mercato. Sì, però non è sbagliato dire che la preparazione fatta dall'inizio, questo l'ha detto tante volte anche insieme, Gianfranco, quando il giocatore arriva, fra un mese, non dopo, è subito pronto, dopo la Serie A, i giocatori, l'ultimo giocatore che arrivò, se i tifosi se lo ricordano, fu Cutolo, due giorni dopo dell'inizio del ritiro. Quindi, bello che arrivassero un po' prima, insomma. Signori, però se andiamo a vedere anche adesso, in questo momento, 17 luglio, le altre campagne acquisti dei nostri competitor, tolto Catania, Bari, Avellino, non mi sembra che le altre squadre, Avellino e Bari, non mi sembra che le altre squadre stiano facendo sfracelli. Quindi, sì, un attimo di pazienza. Poi uno scrive, io tremo perché uno scrive sempre: quest'anno ci prendiamo 6 maritozzi a partita, preparati. Poi c'è un altro, e qui non sarei, qui sono abbastanza d'accordo, ma l'ha accennato prima anche Edoardo De Blasio, per rispondere a tutti voi sapienti: qui si critica la società semplicemente per il fatto che hanno venduto i ragazzi del settore giovanile come Torreira e Di Rocco, e poi hanno il coraggio di parlare di programmazione. Ma infatti, se l'ho detto all'inizio, io Torreira non l'avrei venduto quest'anno, e gliel'ho detto in faccia, e non è che mi vergogno di dirlo in televisione, Torreira io quest'anno non l'avrei venduto, avrei detto, però sanno loro, probabilmente quei 2 milioni della Sampdoria gli servivano, che ci possiamo fare? Sì, io la settimana scorsa, che gli posso dire io a uno che dice: io c'ho questo, poi c'ho quei 2 milioni della Sampdoria, mi dà 2 milioni di euro, pronti, maledetti subito, preferisco l'uovo oggi che la gallina domani. Io gli posso dire: non sono d'accordo, però poi alla fine il proprietario è lui. La stessa cosa che hai detto tu di Torre, io l'ho detto la settimana scorsa, non mi piace ripetermi, io non l'avrei dato assolutissimamente, l'ho detto venerdì, meno male che sta le registrazioni. Purtroppo se la società è questa, mo che cosa gli vuoi fare? Speriamo bene. Purtroppo perché c'è un rapporto con la Sampdoria, non vi scordate che ci hanno lasciato Fornasier. Insomma, ci stanno anche delle cose. Se non fanno rispetti, giocare Salomo potrebbe no, ma hai capito che ti voglio dire? Ci stanno anche dei rispetti. Se io ti chiedo un giocatore, non è che tu mi devi dire di no, perché la prossima volta vuol dire che se tu mi chiedi ci hanno dato Salomon, che grazie a Salomon stavamo per andare in Serie A. Insomma, signori miei, ci sono anche dirigenti di varie società e procuratori degli accordi reconstituiti, no, devono rispettare, ma anche delle regole, dei rispetti, perché tu non puoi prendere solamente quando ti piace e ti conviene, e quando mi devi dare vuolis fa, capite, traccheggiare. Sì. Purtroppo devi anche cedere, questa è la legge del mercato. Se però poi la programmazione, uno lo capisce, però la programmazione, che è la parola di cui tutti ci riempiamo la bocca, la programmazione richiederebbe anche il fatto di costruire uno zoccolo duro, cioè tu un gruppo di giocatori oggi giovani, oggi di 22-23 anni, su cui pensi di costruire la squadra che possa andare in Serie A e possa mantenerti in Serie A per qualche anno, tu ci devi anche pensare. Se tu ogni anno vendi tutti,
ogni anno devi ricominciare da capo. D'accordo. Quindi io un minimo di programmazione in più l'avrei desiderato. Edoardo, ecco, vorrei dirti però, caro Edoardo, se tu vai in Serie A e ti salvi un anno, la programmazione la puoi fare. Quello sì. È un anno, l'unico caso il dramma, che puoi fare. Il dramma tuo, il nostro dramma, che tutte le volte che siamo andati in Serie A siamo subito retrocessi. Un anno che noi ci fossimo salvati, noi la Serie A l'avremmo fatta per 3-4 anni di fila. È giusto. Ci puoi giurare, perché... guarda, perché lì la programmazione la puoi fare, perché se ti sei salvato vuol dire che hai una struttura che può fare la Serie A l'anno dopo. Basta rifare 2-3 ritocchi e rifai la Serie A come si deve. Infatti, infatti quello che fa naturalmente il Chievo, tanto per farci capire. Proprio in tal senso, in questa direzione, seguendo proprio tutti questi ragionamenti che hanno, secondo me, un unico nesso logico, il miglior investimento è Oddo. Perché tu, una società che sa lavorare, non è gestita soltanto dalla proprietà, ma deve essere una perfetta sinergia fra società, fra proprietà, direttore generale, direttore sportivo, allenatore, staff societario, primavera, allievi, eccetera. Se tu prendi Baroni, e qui ha perfettamente ragione Edoardo, la logica dov'è? Visto che Baroni, il Torreira, Paolucci e gli altri non te li fa giocare, è per fare in modo che la società possa vivere, continuare a vivere e sopravvivere, la società cosa può fare? Potrà sopravvivere soltanto gestendo plusvalenze, ma le plusvalenze chi le fa? Oltre ai vari giocatori che tu prendi, li fanno i giovani, e se tu i giovani non li fai giocare, la mia preoccupazione, e ho finito, visto che questa è la prova che anche noi, fra virgolette, critichiamo, fra virgolette, io ci metto le virgolette. No, più che altro, ma la nostra di essere obiettivi. Ma la nostra è una critica però propositiva, la società in questo senso. E allora quell'anno che non riusciremo ad avere i Torreira, i Paolucci, cosa faremo? Quindi loro devono assolutamente avere la priorità verso il settore giovanile e avere, in questo senso, hanno fatto benissimo prendere Oddo, perché Oddo i giovani li fa giocare. Su questo infatti Zeman sarebbe stato, da questo punto di vista, una garanzia ancora. Se c'è una critica da fare alla società, e si può fare, per esempio, per il semplice fatto, io non avrei affidato, ecco, questo è il mio modestissimo parere, la squadra a la primavera a Cammarata e Ruscitti. Io l'avrei data a Iervese. Perché? Immediatamente. Se questa è la società, non ho capito, ma Ivo che posso fare? Che posso fare? Vabbè, ma che infatti fa? Vedi, questo è un tuo parere, un altro questo è un mio modestissimo parere, non è come che voglio criticare la società. Sto dicendo che forse la società doveva premiare per meritocrazia il signor Irvese, che si sta comportando molto bene con gli allievi, e avrei lasciato Ruscitti nello staff del mister Oddo nel momento in cui gli serve anche il riceglie della situazione. Questo è il mio concetto. Purtroppo però la società ha voluto accontentare il signor Oddo, che voleva l'amico Ruscitti ad allenare la primavera. Per me Ruscitti era un ottimo riceglie di Oddo in panchina. Non è andata così, ciccia. Mi dispiace ciccia. Per il signor Allora Riavetti. Vorrei chiarire una cosa, più che altro fare una domanda, perché uno scrive Mancini e Semproni, schiavi della società, da un professionista come te, Sergio, proprio non me l'aspettavo. Da Semproni poi, che delusione. Io vorrei capire però, allora, cosa, spiegami, chiunque sia a scrivere questo messaggio, cosa significa essere schiavi della società? Perché io sinceramente fino a oggi non ho mai preso euro dal Pescara, lo dico chiaramente. Ma perché ti devi giustificare? Sono andato a cena col presidente del Pescara e tutta la mia vita, forse due volte, è vero, sono andato a cena due volte. Quello che non riesco a capire, perché ti devi giustificare con questo TDC, questo è un signore TDC, sono stato tacciato per chi non lo sapesse, TDC vuol dire testa di cazzo. Ecco. Questo, perché ti devi giustificare che sei stronzo? No, è che semplicemente vorrei capire cosa significa. Ma che vuoi capire? Ma se uno è uno stronzo, come fai a farglielo capire se uno è stronzo? Anzi, c'è un presidente che su 10 volte che lo chiami, cioè lo devi chiamare 10 volte per farti rispondere una volta al telefono, lo dico da giornalista, ma non mi sembra essere schiavo. Questo è semplicemente qualcuno che gli piace fare così, e tu
Mi dispiace che gli dai anche soddisfazione. Ci sono due toccatine sull'amichevole del 2 agosto. Uno scrive: meno male Eusebio, se no altro che amichevole di prestigio, dilettanti. E un altro: meno male che l'amichevole di lusso del 2 agosto doveva essere Pescara Bayern Monaco. Perché venerdì scorso era trapelata questa voce. L'ho detto io. Ah, tu l'avevi messo? Sì, perché su stronza buccate subito. Ah, nel senso, avevi detto il massimo che ci può essere il Bayern Monaco. Esatto, e questo ha buccato subito. Stronza, capito? No, io invece avevo supposto Basilea nell'ambito dello scambio con io devo dire una cosa, chiedo scusa che ho dimenticato, no, un caro saluto devo farla a Monier, che gli ho spiegato una certa situazione, e caro Monier, spero che sia stato molto esaustivo nei tuoi confronti, ti ringrazio per la chiacchierata che ci siamo fatti e spero di non tornarci più, ecco. E per concludere volevo che, perché adesso vediamo anche un altro messaggio che scorreva, che a me la museruola non me l'ha messa nessuno e lo zuccherino non me l'ha dato nessuno, ma dico anche purtroppo, perché magari vivrei un po' più agiatamente se mi dessero qualche zuccherino, però non mi hanno dato nessuno zuccherino fino ad ora, quindi. Ti posso confidare? Però se volessero darmi uno zuccherino, so io sono qui, Ti posso No, è che lo dico. Ti posso confidare una cosa, a smentita, è deontologicamente scorretto, però tutto questo, vi confido una cosa pubblicamente. Sì. L'altra, siccome vado al mare a uno stabilimento, a una palma vicino a me c'è Danilo Iannascoli. Sì, e poi andiamo in pubblicità. L'altro giorno, l'altra mattina stavamo al mare, quando era domenica scorsa, ho detto venerdì, poveri voi, ho detto, perché vado alla trasmissione, mi ha invitato Gianfranco Sembroni, vado a Muso Duro. Lui mi ha fatto. In quell'occasione gli ho chiesto: ma perché avete venduto Torreira, eccetera, eccetera. E lui mi ha risposto: dopo, ma tanto a quella trasmissione l'unica cosa che sanno fare è criticare la società. Cioè loro, la società del Pescara, è convinta che questo, che questa trasmissione sia una trasmissione in cui non si fa altro che criticarli. Quindi questi no, perché messaggi, anche il venerdì in cui è venuto Danilo Iannascoli due settimane fa, sono arrivati una marea di messaggi di critica. Ecco, forse per questo lui mi ha detto questo. Non diceva noi che facevamo la trasmissione che criticavamo la società, era un messaggio, che capito. Alla fine, il problema è sempre un punto di vista economico. È quello, tu hai una società che non ha dietro l'imprenditore ricco, ha dietro due buoni imprenditori che comunque non sono ricchi di famiglia, né Daniele Sebastiani né Danilo Iannascoli, quindi non sono, che amministrano e quindi amministrano e gestiscono, e secondo me devo dirti che amministrano e gestiscono bene. A me, se poi magari dicono, a volte hanno gestito male, ma sbagliato, sì, però, errare, però sai, errare con un mestre. Mai un punto di rimessione, mai un punto di rimessione. Io con qualche giocatore, parlo. E settimana scorsa in un locale ho parlato con un giocatore e mi ha detto: qua pagano gli stipendi, qua stiamo bene, le pressioni non sono quelle che si hanno in altre società, la società è gestita bene. Parlavano comunque più che altro anche di Repetto e di Pavone, più che di. Allora io dico. Non c'è programmazione e io voglio dire non è vero, e adesso vi dico perché. Perché se ma non lo puoi dire dopo la pubblicità? Sì, lo dico dopo la pubblicità. Dopo dai, la pubblicità. Ricominciamo da te, prometto. Sì, da Riccardo Clinco, dai, regia, fascia pubblicità. L'ultima parte di A Muso Duro. Allora ripartiamo da Riccardo Clinco, perché durante la pubblicità gli abbiamo dato uno zuccherino e lui adesso, illuminato, ci spiegherà perché gli sa di programmazione la gestione dell'attuale Pescara. No, stavi iniziando a dire questo, dire poi ti ho interrotto. C'è sempre una critica sulla programmazione e io invece non sono convinto di questo, nel senso che la programmazione c'è stata, perché comunque da una programmazione sono usciti i giocatori che poi quest'anno sono stati venduti. Ma se la programmazione portava alla Serie A e ci siamo andati vicinissimi, noi ci saremmo tenuti tutti i nostri giovani e dovevamo, come ha detto prima giustamente Gianfranco, fare un anno che era l'anno più importante, cioè quest'anno in Serie A, salvandoci. Perché se il problema delle società, delle società che vengono promosse, è che se riescono a superare il primo anno e rimangono in categoria l'anno, allora percepiscono per il secondo anno i 25 milioni di euro dalle varie televisioni della Lega, ma e allora di più, insomma, e anche di più. Anche di più. E allora sì che hai quella parte di zoccolo di denaro che ti permette di fare i contratti biennali. Allora e sì che puoi amministrare. Puoi amministrare. Invece noi qui siamo sempre alla rincorsa di persone che
ti ripeto, non hanno dietro famiglie ricche che amministrano un capitale e allora sono magari costretti a malincuore a vendere Torreira quest'anno perché magari dalla Sampdoria gli lasciano fare insieme e gli danno qualcosa, sì, perché devono magari coprire altre situazioni a buco e quindi non si riesce, ed è questo il motivo, perché ogni anno entrano tanti giocatori e ne escono tanti. Ma ti aggiungo di più. La programmazione c'è stata prendendo un allenatore di Pescara, Massimo Oddo, che come ho detto prima è uno che ha giocato a pallone veramente. Ha preso come direttore sportivo, come team manager, un ragazzo, Andrea, che al di là che di Milano come me, di questo ne abbiamo parlato insieme. Vabbè, c'è nato solo a Milano, c'è, dai. No, no, ci ha già abitato anche, vabbè, come dai. Me. Che è molto innamorato della città. Sì. Modestamente mi metto anch'io come me, quindi sono persone legate a questa società e di conseguenza la programmazione c'è. Poi purtroppo a volte sei costretto per forza di cose a non far, a far quadrare i conti in un certo modo, ma il tuo pensiero è quello magari di fare altre cose. Ti aggiungo l'ultima cosa. Sì. È stato venduto Maniero, mi ricordo telefonate. Alla fine abbiamo, ti ripeto, per 5 centimetri non siamo andati in Serie A, è esploso Melchiorri che con Maniero giocava in una posizione diversa e quindi si vedeva meno. È vero, era più sacrificato. Era più sacrificato. Sì. Quindi voglio dire, la programmazione, allora Repetto è un uomo di calcio, Pavone è un uomo di calcio. Forse chi critica non sono uomini di calcio, ma solo perché hanno la presunzione di dire faccio il biglietto, parlo, è vero, lo puoi fare. Però a proposito della Serie A, di quello che diceva prima Edoardo, uno ha scritto si è visto con i 23 milioni in più cosa ci hanno fatto l'anno della Serie A. E si è visto, sì, aggiungerei io, li hanno buttati. Perché hanno sbagliato. Le operazioni Vukušić e non solo, ce le ricordiamo tutti. Certo, ma, hanno ma tu pensi che quei giovani di quell'anno... perché quell'anno ne sono arrivati tantissimi, l'intero, sì. Cioè, c'erano tantissimi nazionali del 21, però purtroppo, ripeto, erano ragazzi che non riuscivano nemmeno a comunicare fra loro. Sì. Se avessero avuto una guida autorevole, un allenatore bravo, esperto, di Serie A, una persona in grado di farli giocare con uno schema ben preciso, invece che andare alla rinfusa in mezzo al campo. E quello è stato un altro errore, perché si voleva cercare per forza l'erede di Zeman. Da alcuni era stato indicato in Giovanni Stroppa l'erede di Zeman. L'errore fu perché prendere Stroppa, che non era all'altezza. Dimentichiamoci che il girone di andata comunque Pescara era a 20 punti. Che sì, poi, poi al girone di andata noi c'eravamo 20 punti. Sì, poi sono iniziate le diatribe interne. Stavamo, bla, diciamo, eccetera. Dietro a noi c'erano 4-5 squadre. Sì. Questo non lo dimentichiamo. Poi, purtroppo, nel girone di ritorno ci siamo giocati tutto e purtroppo ci ha detto male. Perché se quell'anno ci fossimo salvati... giocati tutto in tutti i sensi. In tutti i sensi, ci ha detto male, veramente. Sì, perché se avessimo rifatto, non dico tanto, 19 punti a 39 ti salvavo, sì. A 38 ti salvavo. Sì, sì, ecco, sì, questo è il concetto. Comunque tutto nasce dal quest'anno fatto... Quest'anno l'Atalanta si è salvata a 36 punti. Guarda, 36 vabbè, sono... quest'anno è stato un anno particolare. Comunque la madre di tutte le... tutte le disgrazie è stata quando sarà andato a zero. TDC che si chiama... come si chiama che l'allenatore? Zeman, se n'è andato. Caro TDC, puzza retrocede ogni volta. Io non dico che è stato TDC, è stato uno che è andato a Roma perché la Roma gli ha offerto qualcosa che il Pescara non gli poteva offrire. Sì. E non solo in termini economici, ma soprattutto in termini di prospettive di carriera a 65 allora, anni. Siamo al finale di trasmissione. Voglio ricordare che il campionato di Serie B inizierà il 5 settembre in ritardo per i processi sulle vicende scommesse. Il presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, ha detto che il meccanismo di ripescaggio si chiuderà il prossimo 27 luglio. Solo lì si saprà quale sarà la 22esima squadra a partecipare alla Serie B. Poi si aspetteranno i processi. Quindi ai primi di agosto i processi sportivi. La stagione prenderà il via ufficialmente con la Coppa Italia. I sorteggi per la Coppa Italia o Team Cup avranno luogo martedì prossimo. Quindi insomma ricordiamoci che la B inizia il 5 settembre, chissà cosa succederà tra oggi e il 5 però settembre. Però la Coppa Italia parte prima, capisci? Sì, no? Sì, le partite di Coppa Italia, le qualificazioni dobbiamo fare sempre. La Coppa Italia sì, ovviamente ricordiamo che abbiamo detto anche all'inizio, chi si è abbonato già e chi no,
che è ancora aperta, anzi anche per quelli non in prelazione, fra un po' la campagna abbonamenti del Pescara. Hai qualche dato, Vincenzo? Finora ci sono stati 800 abbonati e la Pescara, lo store di Viragine Margherita, con l'occasione della Notte Bianca che ci sarà a Pescara domani sera, sarà aperto e rimarrà aperto fino alle 23. Ho capito. E da lunedì potranno partire i nuovi abbonati, mentre i vecchi hanno diritto alla prelazione fino al 28. Allora, io vorrei dire soltanto una parola, sono pescarese da una generazione. Quello che vorrei che non succedesse più è che lo stadio si riempie soltanto le ultime partite, perché qui di falsi tifosi ce ne stanno tanti. Di chi come me e pochi altri 3-4 mila è stata sotto l'acqua a guardare la squadra di Marco Baroni fare quelle vergognose partite, eravamo soltanto 3-4 mila persone. Poi alla fine a raccoglierne i frutti ci stavano 10.000-15.000 persone. Ecco, io vorrei che i veri pescaresi, i pescaresi che vogliono bene ai colori biancazzurri, venissero allo stadio anche quando piove, anche quando fa freddo, anche quando il Pescara ha bisogno dell'aiuto dei suoi tifosi. Ok, Vincenzo Cilli, ti ringrazio e ti saluto. Una cosa che ti dà fiducia di questa società e una che non ti dà fiducia, così a naso, veloce. Sicuramente mi danno molta fiducia Pavone Repetto. Non ti dà fiducia? Difficoltà di mezzi finanziari. Mezzi finanziari. Edoardo De Blasio? Beh, come fare a dire qualcosa di diverso? È così, abbiamo fiducia nella professionalità dei tecnici. Purtroppo sappiamo che da un punto di vista economico non siamo una società particolarmente forte. Okay. E quindi si farà quel che si può. Da tifosi, Riccardo Clinco, perché fidarsi e perché non fidarsi? Fidarsi perché bisogna sempre amare la squadra della propria città, sempre e comunque. Non fidarsi mai, ci si fida sempre. Bisogna sempre andare allo stadio. Fidarsi. Sì, sempre, perché è il gioco più bello del mondo, è una città fantastica, abbiamo uno stadio meraviglioso, c'è tutto, va tutto bene. Serve solo anche un po' di fortuna, a volte quest'anno ci è mancata. E io... Secondo me è impensabile passare delle giornate in inverno senza il gioco del calcio, quindi per un ragazzo, un bambino, andare a vedere l'idolo che gioca, andare a vedere l'idolo che gioca allo stadio, almeno forse io perché arrivo da una famiglia molto povera, non avevo nulla, però andare allo stadio per me era il divertimento migliore. Eh sì. Grazie ragazzi. Gianfranco Semproni, tu hai detto tante volte fiducia a prescindere, però se dovessi trovare proprio in questo momento un motivo per non fidarti dell'attuale società del Pescara, che motivo potrebbe essere? Ma io spero semplicemente che i nostri tecnici, non parlo di Oddo e non parlo di Pavone, neanche di Repetto, io spero che il nostro tecnico non faccia l'errore di essere un allenatore presuntuoso, e mi rivolgo a quei giocatori che l'anno scorso non hanno dato quello che avrebbero potuto dare e Caprari, che quest'anno... Caprari in primis. Caprari, per l'amor di Dio, sempre, perché io lo ritengo, siccome lo critico sempre, ma io lo critico semplicemente perché vorrei che crescesse sia come uomo sia come giocatore. Come Esposito, no? Esatto. E spero semplicemente che lui creda nei suoi mezzi, però ti devi mettere a servizio della squadra, perché ricordatevi, cari giocatori, vince sempre lo spogliatoio, vince sempre il gruppo, mai la presunzione, ma una modestia e l'umiltà dei porti, l'umiltà dei lupi, che è una cosa molto importante. E io continuo a sperare ardentemente che tu abbia ragione anche ad essere uno dei pochi che non critica l'attuale società del Pescara. Ci lasciamo così con questa stagione del 17 luglio, che finisce il 17 luglio con l'abuso duro. Spero ardentemente che tu abbia ragione, voglio fidarmi anch'io. Speriamo poi di ripresentarci il 28, conoscendo meglio la nostra squadra che andremo a vedere, e quindi saremo molto più preparati quando riprenderemo, se Dio vorrà. Certo, nel frattempo ricordiamo che su Telemax non mancheranno gli appuntamenti con l'informazione sportiva, gli aggiornamenti, con il collega Enrico Giancristofaro in particolare, ci saranno anche degli speciali. Restate in visione su Telemax, perché nelle prossime ore, non so, domani, anche dopodomani, in vari orari, intanto ci saranno degli speciali
che riguardano sia il Pescara con il ritiro di Pizzo Ferrato e sia il Lanciano con il ritiro di Roccaraso. Ricordiamo invece che il Teramo in ogni caso il ritiro estivo lo inizierà da lunedì prossimo a Rivisondoli. Poi successivamente su Telemax si parlerà anche della preparazione estiva del Teramo. Comunque sono davvero tanti gli appuntamenti, anche soprattutto quelli con il quotidiani, con il TG Max dalle 19.30. Quindi insomma c'è ancora qualcosa durante quest'estate di cui rendervi partecipi. Grazie a tutti, questa stagione di Amuso Duro finisce qui. Desidero fare un augurio a tutte le persone sofferenti, certo. E speriamo che quando riprenderemo la nostra trasmissione saremo meno sofferenti e più realisti, esatto. E insomma che ci sia un pochettino di grande ottimismo. Grazie, ecco, un po' di ottimismo speriamo. Grazie anche a tutto lo staff ovviamente di Telemax, li ho ricordati tutti prima, lo rifaremo tante altre volte. E grazie a voi, perché insomma anche con il brio, il sale che mettete scrivendo in questa trasmissione possiamo avere degli spunti anche noi per Amuso Duro. Grazie comunque in ogni caso, ma sempre Amuso Duro. Alla prossima, buona estate. Buona estate. Buona estate.